Ciao a tutti ragazzi, sono NDD e bentornati su Banished, sul mio canale. Allora, l'ultima volta eravamo rimasti che ci hanno ucciso mezza piantagione qua, mezzo mondo ci hanno ammazzato, perché erano morti praticamente tutti. Bene, bene, no, sta cosa mi è piaciuta tanto, ma purtroppo fino a un certo punto. Comunque, sto cercando di recuperare un po', come potete vedere, pesce, fagioli, cavoli, funghi, cipolle. Un pochino sto cercando di tornare a bomba, insomma. È molto difficile, nel senso che comunque prima che cresce tutto qui ci metterà un po'. Prima che mi porterà tanto cibo ci vorrà un bel po'. Comunque, togliendo questo, stiamo andando piuttosto bene, nel senso che stanno ricominciando a crescere persone, a venire fuori persone. Quindi ho rimesso la cava, ho rimesso in funzione la cava e la miniera, anche quella di qua, che è quella di coso. Qui siamo a 26 di 77, praticamente i lapidi ormai sono morti quasi tutti. Però, vabbè. Poi qui possiamo anche togliere una persona. Allora, questo non me lo fai lavorare, per favore. Qua mi metti una persona sola, grazie. Perché i restanti mi serviranno poi per trafugare da una parte all'altra roba da mangiare. Soprattutto il pesce che si trova dall'altra parte. Finché non farò un mercato, devo per forza farlo. Questo trasporta pesce, come potete vedere. E mi serve anche un erborista, perché stiamo messi male con la salute. Sì, la legna da ardere è scarsa, c'hai ragione pure te. E comincia a farla allora. Il problema è che adesso se comincio a fare la legna da ardere non ho più nessuno che mi lavori. Però siamo messi piuttosto bene, anche se non vedo tutto questo grande cibo. Ora, io ho persone che stanno andando lì, ma stanno bene, no? Stanno bene. Attrezzi ferri. Vabbè, me ne fotte proprio. Ok, chiudi. Comunque, niente, mi serve per forza persone, mi servono persone. Perché altrimenti non posso portare da una parte all'altra le cose. Non posso, altrimenti non posso. Legna da ardere è finita. Io qua facciamo così. Il contadino qui non serve. Me lo levi per favore. Mi levi il contadino qua e me lo metti là. Cominciate a lavorare. La felicità del popolo sta scende, perché giustamente non ho un cazzo di nessuno che mi faccia un po' di felicità. Perché comunque mi serve sempre. Vabbè, il carbone va bene. Questo lo stanno facendo, ma non c'è nessuno che lo trasporta. Oh, finalmente è arrivato Gino Pino che trasporta l'inventario. Sì, 4 pezzi di pesce. Cioè tutto stato 4 pezzi di pesce. Bene. Affitti a Natale, zio. Vabbè che siamo vicini, tardo inverno. Stiamo vicini pure a Natale. Mo fra un po' mi serviranno un po' di persone che vengano a lavorare qui, eh. 3 persone mi servono. 3 fottute persone che vengano qui. Ora io quello che vorrei è che questo fottutissimo coso mi portasse una fottutissima gallina. Una sola. Ne basta una de gallina, cazzo, de Buddha, una. Cos'è che è scarso? Legna da ardere. Sì, sì, lo so, lo sta facendo. Quest'anno freddo, ma che cazzo... Andate a piare il carbone, è finito. Perché giustamente sta qua, ma nessuno lo viene a prendere. Perché non c'ho nessuno che trasporti. Porca di quella vacca. Allora, tu stai pieno. No, ogni tanto mi chiudi, poi mi ritorni. Questo mi serve. Capanno di caccia mi serve. Porcaccia ladra. Miseria. Ladra.
Porcaccia ladra. Allora, siamo a inizio primavera, quindi dobbiamo mettere una persona qui e una persona qui che non ho. Ok, qui la levi, grazie. Qui me la metti, grazie. E poi pescatori, cacciatori, erborista. L'erborista se ne va a fanculo e questo cominci a lavorare. Non c'è più nessuno che trasporta. Fra poco ci moriremo di fame di nuovo perché non c'è nessuno che mi trasporta il pesce da una parte all'altra. O comunque quello che rimane di quello che è. Quello che rimane di quello che c'ho. Tu che cazzo sei a fa qui? Lo sai che ti dico? Che mi sa che queste pere di merda mi sa che le stoppo. Perché tanto... Non lo so, non lo so. Questi si stanno a morire di freddo. Fra un po' arriveranno i morti di freddo. Sì. Sì, mi sa che fra un po' moriranno di freddo questi. E chiudi? Ok. Quindi devo trovare un modo per fare anche questo. Mi serve persone, mi servono persone, cazzo. Allora, qui non lavorare. E levamene uno. E qua invece me ne metti uno. E per forza così devo fare. Per forza così. Che altrimenti non ho legna da ardere, uno, e non ho frappò neanche cibo, quindi si deve anche sbrigare questo. Si devono pure sbrigare, porcaccia ladra. Ok, pesce 10 pezzi. Perché non ho nessuno che me li viene a portare, che è? Sì, lo so. Il pesce sta tutto qua. Non c'ho nessuno che me li venga a portare. Ma perché il raccolto ancora non va? Giustamente. Giusta e mente. Ok, i tronchi da ardere stanno arrivando, quanto vedo. Ander è cresciuto e ha iniziato a lavorare. Wow, la riserva di legna da ardere è scarsa, sì lo so. Però intanto c'ho un lavoratore in più. Buono. Lo lascio così perché mi serve che mi trasporti la roba. E se deve pure sbrigare. Da una parte. Dall'altra può fa come cazzo gli pare, però se deve sbrigare. Mi serve anche un erborista. Mo' appena questi consegnano il tutto, li metto a fare gli erboristi. Questo già sta scalando via, buono. Buono, buono. Ok, mi serve cibo, mi serve tantissimo cibo. Lo so che l'erborista non c'ha più nessuno, però te devi accontentare, fratello, eh? Per ora accontentate perché questo è. Purtroppo è così per ora. Finché non prenderò altre persone al lavoro, che non crescano altre persone, e qua posso mettere lavora, che dovrebbe, qui posso mettere non lavora, così quello va di qua. Perfetto. Questo mi devi raccogliere che stiamo in estate. Zio, raccogli sti fottuti cavoli. Allora, i tronchi stiamo a 56, stiamo andando bene. Ok, perfetto. Questo perfetto. Ok, legna d'ardere 80, tronchi 7. C'ho 11 tronchi, mi serve legno. Mi serve legno. È arrivato il traghettiere, va. È arrivato il traghettiere.
Il traghettatore, fate un po' voi. Sì. La pera già ce l'ho. La pera già ce l'ho. Vai, vai. Pela, va. Tacci di pippo di sto svergognato. Allora, qui non serve più. Via. Mettimi un'altra persona a lavorare. Ottima cosa, ottimissima cosa. Qua possiamo rimettere la persona a lavorare. Siamo a 813 di quantità di cibo. Devo arrivare a una cifra, raga. Voglio arrivare tipo a 5000. Una cosa così. Mi servono pecore, galline e quant'altro però. Perché se non mi dai pecore, galline e quant'altro è tutto un cazzo. Che sto qui a smanonnare i santi. Così magari li metto qui e mi danno cibo. Mi danno un po' di cibo. Che hai tu? Niente, stracci da 8 anni, sei un bambino, sei mortacci di pippo, stai a sbaranda a fa' come così. Il mercante è appena arrivato alla base commerciale. Sì, lo so, già l'ho mandato via perché non ha un cazzo per me. Che è tutti sti cervi qui? Tutti sti cervi, non c'ho carne di cervo qua dentro. Ah, ce l'ho, beh. Allora, qui abbiamo... Qua ha finito. Vieni via. E mettiti qua. No, qua. Così ci abbiamo 24 pezzi. Mi fai un po' di pelle. Cibo 5,22. Buono. 5,26. Ottimo, ottimo. Sta crescendo. Così voglio. Così, così. Cazzo, dai. Poi mi servono un po' di attrezzi. Un po' di attrezzi. Allora, innanzitutto voglio vedere a carbone quanto sto a 3. Non ho tutto sto gran carbone. Ok, mi serve... Cuoio 4 pezzi. E dove stanno, scusa? Gli abiti dove stanno? Già si sono mangiati tutti. Mortacci, non ce credo. Già si sono presi tutti. Tacci le pippo. State messi così. Porca vacca. Ah, eccoli, 9. Ok, 9, 13. Oh, ok, sta salendo. 562 cibo. Tardo autunno, siamo arrivati. Questo non c'ha più nulla, chiudilo. E aprimi questo. Che ho quasi finito le cose. Questo non finisce mai di lavorarci sopra. Sono cadute le foglie, stanno in autunno, mi pare giusto. Ah, questi stanno raccogliendo cibo qua, è vero. E sti cosi, sti rimasugli, cibo. Buono, so erbe. Pesce 80, radici 16, funghi, carne di cervo, cuoio. 4 abiti. Oh, stiamo ricominciando piano piano, ragazzi. Comunque, noi ci vediamo in un prossimo episodio. Come sempre sono NDD, mi raccomando iscrivetevi, lasciate un commentino. Ha rimpiazzato un pescatore morto di vecchiaia? Vabbè, morto di vecchiaia... Ci può sta che muore di vecchiaia, che devo fa? Però, mo mi servono personale. Porca puttana. Vabbè. Comunque ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo episodio, come sempre su NDD, iscrivetevi, lasciate un commentino e ditemi se questo gioco vi entusiasma o no. Io, a me mi sta piacendo da morire, cioè mi piace proprio una cifra sto gioco a me. Non so perché, ma c'ho tutta sta grande... E che bello, è un bel gioco, bello, carino e... sì, sì, è un bel gioco. Comunque, noi ci vediamo in un prossimo episodio, come sempre su NDD, ciao a tutti.